Rieccolo, ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video che non inizierò dicendo le solite cose. Ormai lo sapete che i miei tempi e i miei ritmi sono diventati differenti, quindi ci si vede ogni tanto quando capita ed è sempre piacevole farlo, insomma. Tra un po' scendo, prendo un po' di sole, oggi c'è, è una giornata abbastanza libera, quindi vi parlo delle ultime letture e poi me ne vado. Sono una marea, ragazzi, inizio perché non voglio fare un video, non ho voglia di splittare il video, non ho voglia, qua dietro vedete la carrozzina, il passeggino. Parleremo di tante cose. Darkness di Leonardo Patrignani, eccolo qua, il primo, questo qua. Leonardo Patrignani se ne esce con questo libro che a me non ha fatto impazzire, onestamente. Lui è un autore che io ho amato per la trilogia di Multiversum. Darkness parla di incubi che si concretizzano fondamentalmente, è uno young adult un po' leggerino, carina l'idea iniziale di questa cittadina che viene fondamentalmente circondata dalle tenebre. La storia di questa ragazzina insieme ai suoi amici che cercano di sconfiggere, che cerca di sconfiggere questa apparizione tenebrosa insieme a tante altre che appaiono nel corso del tempo. Carina l'idea, in tanti me lo associavano a Stranger Things, che prima o poi guarderò come serie TV, ma niente, a me non ha fatto impazzire, onestamente, come libro, quindi, boh, 2 stellette su 5, ma niente di più. Poi, di Mark Edwards, Le Gazze, eccolo qua. Questo invece è un libro che mi è piaciuto molto, parla di una coppia di ragazzi giovani, mi sono rivisto, insomma, in questo libro, perché parla di questa coppia di ragazzi giovani che stanno per avere una bambina, tra l'altro, quindi proprio preciso, e vanno a vivere accanto a degli psicopatici, preciso, io ho vicino una coppia di strampalati realmente folli, ma questi sono altri discorsi, insomma, sono... Se voi vi ricordate la storia di Erba, io ho temuto all'epoca che i due assassini fossero i miei vicini, perché il profilo psicologico è quello, ma precisamente... Ma qui non voglio andare in polemiche tra me e me, insomma, perché, vabbè, insomma, c'ho gente pazza che mi viene vicino. Loro stalkerizzando fondamentalmente, creando delle dinamiche di difficoltà a questi due ragazzi, imbastiscono tutta una serie di situazioni tale per cui questi due ragazzi se la vedranno brutta, ecco. Romanzo molto bello, molto divertente, l'autore pure una bella persona, ci ho chiacchierato su Instagram, è una persona molto, molto piacevole, ha scritto tanti altri libri che ho messo in Wish. È un thriller molto bello, scritto con un grande crescendo di sensazioni, di tensione, con un finale molto bello, molto giusto e non scontato, non banale. Temevo il finale scontato, il finale banale, in realtà qui c'è stato un finale molto bello. Thriller psicologico, grande suspense, 5 su 5, mi è piaciuto. Poi, Clizia Fornasie è il suono delle onde che resta. Voi sapete che io, gli autori italiani, tendo a non amarli tantissimo, cerco sempre di evitarli fondamentalmente. Invece qui ho avuto una bella sorpresa. Agrodolce sul finale, perché è un finale dal quale avrei richiesto un pochino di più, ma ho trovato una penna molto bella, molto poetica, talvolta troppo poetica per essere un romanzo, che si assoggetta ad una storia molto bella di questa bambina che a un certo punto arriva su quest'isola dove vive una donna che ha una storia particolare, vive con questa donna per un anno e a un certo punto partono alla ricerca del padre, della bambina. Finale bellissimo, non scontato tutt'altro, non mi aspettavo questo tipo di finale, anche se avrei voluto qualcosina in più. Non vi dico niente perché altrimenti spoilerò. Romanzo molto bello comunque, molto delicato, ambientato a Natale, io l'ho letto a tipo maggio, ma per me è Natale sempre, insomma, e quindi va bene così, perché giustamente Natale è Natale. E romanzo molto molto bello, scritto con una penna che mi ha particolarmente colpito. Poi, Il tuo anno perfetto inizia da qui. L'autore è Charlotte Lucas, eccolo qua. Poi sul Kindle, ragazzi, se volete ulteriori informazioni e dettagli, scrivetemi nei commenti, è questo qua. Romanzo bellissimo, qui parla di un uomo che arriva a un punto della sua vita dove è un po' allo sbando e trova un diario. Questo diario è compilato per l'anno a venire e ogni giorno dà delle indicazioni su che cosa fare, un po' alla PS I Love You, se avete letto il libro. Quest'uomo decide, conto il suo raziocinio, di seguire le indicazioni di questo diario e da lì c'è un crescendo di situazioni. È un romanzo che crea degli stereotipi e muove insomma, i fili a partire da questi stereotipi di topos letterario, insomma, ho letto cose simili, vi ho fatto un esempio ma ne potrei fare altri, ma la penna mi è piaciuta, il protagonista è un po' un coglione ma tutto sommato mi è piaciuto, la protagonista l'ho trovata molto piacevole, molto giusta. Tutto ciò che ruota intorno a questo romanzo mi è piaciuto, quindi molto bello, belle sensazioni, è fresco, è vivo, è dinamico, è fatto di cose belle e di
bei messaggi. Romanzo molto bello, anche questo super approvato. Io poi le stellette le do un po' a cazzo, nel senso che quando voto su Goodreads vado sulla sensazione del momento, col senno di poi, forse a questo avevo dato 4, ma adesso le darei 5. Insomma, comunque un romanzo molto bello, molto promosso, assolutamente promosso. Poi di Tim Curran, So, eccolo qua. So è un romanzo bellissimo. Tim Curran è stato la mia scoperta horror della quarantena. Vi parlavo di Nightcrawlers, che è stato il primo romanzo suo che ho letto, ed è un romanzo, all'epoca lo dicevo, lo ribadisco con questo suo, che mi ricorda molto lo stile di King, ma senza tutti gli abbellimenti, gli appesantimenti, i rigori, il barocchismo, insomma, che caratterizza, qua saluto Gisella, insomma, le varie appassionate di King, che caratterizza King, ed è tutto ciò che a me non piace di King, ed è per quello che leggo poco di King, perché mette troppo, secondo me potrebbe un po' fa a strigne. Però le idee di King sono belle e le idee di Tim Curran altrettanto belle, ma scritte, secondo me, per il mio gusto, meglio, nel senso che sono più semplici, più immediati. Qui si parla di un demone, le prime parti del racconto mi hanno letteralmente agghiacciato, io dormivo vicino a Stefania e ogni tanto accendevo la luce e lei mi guardava, cioè, cazzo vuoi, no, niente, dormi. Perché parla di una donna incinta e qui si torna, sì, vabbè, sono un po' in loop in questo periodo, lo so, che a un certo punto viene posseduta da un demone. Non vi dico altro perché, insomma, non voglio spoilerare, ma c'è tutto il percorso del marito per salvare la moglie. Ce la farà salvare la moglie, lo dico, leggete il libro, insomma. Molto molto bello, questo 5 su 5 totale. Cioè, totalmente convinto di questo, insomma. Emma, di Emma Stoccolma, o Stoccolma, per il mio bene. Eccolo qua, autobiografia di, giusto appunto, Emma Stoccolma. Penso che poi ho finito con i Kindle, esatto, quindi spengo il mio Kindle. Emma Stoccolma, ho scoperto essere una DJ, io non la conoscevo, non sento la radio, non guardo la televisione, vivo in un mondo, insomma, parallelo, fatto di cose belle, ma quindi talvolta perdo contatti con la realtà. Emma Stoccolma, scopro essere una DJ, che ha una vita molto difficile, viene cresciuta dalla mamma con il fratello, e la mamma è un essere totalmente al limite delle fantasie più perverse di uno scrittore horror, perché è una donna violenta, verbalmente e fisicamente, una donna che cresce la figlia senza amore. E con botte, con violenza, con terrore. E qui c'è tutto il raccontarsi di questa donna, di questa ragazza, che ho scoperto essere una persona molto piacevole, nonostante ciò che ha passato. In questo romanzo c'è una grande verità, no? C'è una grande voglia di raccontarsi senza peli sulla lingua, senza abbellimenti o senza volontà di andare a creare delle attenzioni eccessivamente morbose attorno a ciò che era facilmente raccontabile in modo morboso. È molto lucida la sua penna, un romanzo molto scorrevole nella sua complessità, nella sua durezza, nella sua crudezza, e arrivi alla fine che vuoi bene a questa persona. Quindi romanzo totalmente approvato. Poi Battle Royale di questo Kushun Takami, regalo di Erika. Qui, insomma, il regalo lo adoro per la dedica, io e lei ci siamo capiti, ma il romanzo in sé non mi è piaciuto, probabilmente perché non sono abituato a leggere di giapponesi, non ho mai letto nulla, non leggo manga, non leggo niente di tutto ciò che è giapponese, quindi trovarmi 42 nomi di giapponesi per me è stato troppo. Sono tutti nomi uguali, io non capivo se leggevo di un uomo, di una donna, un ragazzo, non capivo nulla di quello che leggevo, io leggevo e dico, boh, questi mi sembrano tutti uguali. La storia la conoscete, quella che pare essere stata una sorta di fonte di ispirazione per Susan Collins, per i suoi Hunger Games, ma laddove gli Hunger Games li ho adorati, è stata una trilogia, infatti adesso vedo l'ora di leggere il prequel, trilogia che ho adorato, questo no, nel senso che l'ho trovato funzionale allo splatter, mentre nella Collins c'è una storia. Ho trovato personaggi molto stereotipati, personaggi bidimensionali, la storia è di questi ragazzini che vengono rapiti da un sistema corrotto che è quello che regge questa sorta di impero dell'Europa orientale, e vengono costretti ad uccidersi tra di loro finché ne vive uno solo, e quello che vive diventa figo, ricco e tutto quanto a venire. Libro che ho abbandonato perché non ce la facevo, cioè oggettivamente leggere tutti questi giapponesi era troppo troppo per me, insomma, avevo altissime aspettative, niente, mi guarderò il film però perché mi hanno detto che è molto simile al libro, quindi quantomeno mi faccio l'idea. Poi, Nerve di Ryan, grandissima delusione. Ecco, di Nerve ce l'ho in libreria da un paio d'anni, credo, avevo tantissime aspettative in merito a questo romanzo, tutte disattese, nel senso che la storia doveva essere una via di mezzo tra un reality show e un grande, diciamo, social media
che ti portava fondamentalmente a fare delle cose in cambio di premi, e queste cose diventavano sempre più al limite del tollerabile, dell'accettabile, fino a che da lì poi succedono cose che non vi dico perché vi spoilerò un romanzo che però vi sconsiglio. Personaggi molto banali, la trama è tutto un gonfiare, 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 pagina dopo pagina dopo pagina per non arrivare a niente fondamentalmente. Questo gioco sembra la crudeltà, somma. Ma in realtà leggendo, boh, non mi sembra tutta sta cosa. Ha voluto fare un inizio, un prologo e un epilogo di grande effetto, ma che secondo me, sì, di grande effetto se fosse riuscita l'autrice a scriverlo bene, ma così, boh, è un buttare lì cose. Non lo so, io qua dietro vedo tante 5 stellette, ma no, per me è bocciato. Tra l'altro so che c'è un film, ma che non c'entra un cazzo col libro, me lo guarderò, ma non, senza avere altissime aspettative. Poi, Saul Black, La lezione, questo mi è piaciuto tantissimo, recupererò tra l'altro cose di Saul Black. Il libro è molto bello, parla di questo serial killer che uccide delle donne lasciando all'interno di questi cadaveri degli oggetti. La trama ve la finisco qua, nel senso perché non ha senso andare oltre nel spoilerarvi cose di questo serial killer. Che mi sono piaciute molto proprio come intendimenti nella creazione di questo personaggio, nel raccontare insomma questo personaggio. Mi ha annoiato la protagonista, la detective, l'ho trovata un personaggio molto noioso. Infatti le parti raccontate da lei mi hanno un po' annoiato. Ci sono tre voci narranti, una vittima, l'assassino e la detective. Le parti della detective le ho trovate più pesanti, ma nel respiro del libro funzionano. Libro molto molto carino, un bel thriller, decisamente un ottimo thriller che vi straconsiglio. Poi Il guardiano invisibile di Dolores Redondo, qua saluto Cristiana di Ecrilibro che mi ha regalato questo libro a dicembre. Il libro mi è arrivato, era il regalo di Natale, dedica bellissima, ma mi è arrivato a maggio, se non sbaglio, quando l'ho letto, forse giugno, era già giugno. Quindi per me è stato un regalo di Natale a giugno, quindi io felicissimo di questo. Il romanzo in sé non mi ha fatto impazzire, era molto carina l'idea, ma che si è molto buttata via. Penso sia spagnola e mi sembrava, ecco, di leggere un po' di San Sebastian, non so da dove sia. Qui dice che sta lavorando il secondo romanzo della serie, ma che non leggerò perché non mi è piaciuto il primo. Bellissimo regalo, e qui insomma il regalo prescinde, no? Come nel caso di Erika, che dicendo. La storia in sé non mi è piaciuta perché il serial killer poteva anche avere un nesso con tutto l'impianto della storia, ma è come è stata sviluppata la storia che era noiosa, noiosa. Ho trovato noioso lo stile, noiosi i personaggi, noiose le vicende. Sembrava una sorta di thriller annacquato per renderlo soap opera. Sembrava di vedere quelle soap opera spagnole, no? Di cui si facevano le parodie. Non so se vi ricordate la premiata ditta quando faceva parodie delle telenovela spagnole. No, sinceramente non mi ha fatto impazzire. Libro ultimo, poi me ne vado fuori dalle balle a prendere il sole di Jean, non so come si dice, Green, comunque, verde è verde, il momento giusto. Sempre per il discorso che sto in loop con i bambini, tutto quanto a venire. Qui è una commedia che ho abbandonato, ma ve ne parlo giusto perché ce l'ho tra i libri, ma in realtà non è una lettura vera e propria, l'ho abbandonato, non so neanche più, boh, qua, tipo. È una commediola, io pensavo di leggere qualcosa di un pochino più strutturato, in realtà è una specie di ciclite, i ciclite mi piacciono, ma niente contro chi ama i ciclite, ovviamente, è gusto mio. Quindi si parla di varie persone, varie maternità e varie paternità, quindi vari approcci al diventare genitori, raccontate in modo che potete anche non raccontarle, perché tanto è un romanzo che a mio gusto è superfluo. Ragazzi, me ne vado fuori dalle scatole, vado a prendere un po' di sole e a leggere, adesso sto leggendo Mary Tempesta, che è un romanzo che aveva letto già Stefania, le era piaciuto un sacco, parla della storia vera, ma ve lo racconterò dopo, quindi perché devo stare qua a dirvela adesso, di una piratessa, ma poi ne riparliamo nel prossimo wrap-up. Ragazzi, io me ne vado, spero di incontrarvi prima o poi, più prima che poi, perché qui ormai è un video ogni quando capita, fondamentalmente, ma va bene così. Ragazzi, me ne vado, vi auguro cose bellissime, buona estate, ancora non ve l'ho augurato perché l'ultimo video l'abbiamo fatto ancora in primavera, me ne vado fuori dalle balle. Un abbraccione, state bene, come sempre.